arrivando. Ma tanto io non cado. Prima o poi cadi, fidati. Io sto a sinistra e non mi becca. Benvenuti a una nuova puntata degli Sgommati. Stasera siamo pure ospiti di Sky Cinema. Andiamo in onda prima del film. Saluta. Ciao, aio. Oh, mi sto rimbenzando di popcorn. Sto mangiando tanto che mi pare di stare ancora a Real Madrid. Oh, comunque è figo sto film di guerra, guaglio! Oh, occhio che sto film è talmente in alta definizione che i proiettili sembrano veri! Marone, guaglio! Ma prima di passare ai film, abbiamo appena ricevuto un nuovo messaggio dal colonnello Gheddafi! Beccatevelo! Mshemte fikom! Tbghi tdammer nafat, tdammer l'hurriya, tdammer l'sulta sha'biya, tdammer Libia! Ma عايز تبدا ليبيا لا! طلعه عالميه ومغتاظين منكم! عشان كذا شافوا فيكم بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر هذه اخرتها هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم هذا الدم والاخوه اللي بيننا وبينكم Voglio ringraziare l'onorevole Casini per essere qui a presentarci il suo programma politico. Salve a tutti! Onorevole Casini, quali sono i valori del centro che possono portare una ventata di rinnovamento nella politica italiana? Dunque, valori del centro... Ma non funziona? Voce! Guardi, può usare il mio radio in prova. Sa, centro, prova, sa, funziona. L'Italia ha bisogno di una profonda rigenerazione politica e morale, un nuovo e vigoroso slancio ancorato ad antichi e solidi principi, la famiglia, la patria, i valori cattolici. Grazie, ho finito. Grazie, onorevole. L'onorevole Casini ci ha rivelato tre rivoluzionarie proposte. Apriamo ora il dibattito. Che due maroni ste conferenze stampa. Però è incredibile, famiglia e patria funzionano sempre. Pio Ferdinando ci ha lanciato queste nuove prospettive sociali. Sono passati 50 anni e ci cascano tutti. Certo, perché i suoi sono i veri valori del centro. Beh, guarda qua che bel centro. Amedeo, ma chi è Amedeo? Amedeo. Ah, Amedeo! Pronto, Amedeo? Ciao, sono Gianfranco! Non Giancarlo, Gianfranco! Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti 40 anni fa al distretto militare, in coda, per pigliare il duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te, con una maglietta di spugna, giroccollo, tipo mare. Ti avevo telefonato per sapere come eri messo politicamente, perché c'avevo un progettino politico che secondo me potrebbe interessarti. La parola d'ordine è legalità. Ah, stai ai arresti domiciliari. Vabbè, grazie. No, non ti preoccupare, grazie. Non ce la faccio più. Le toghe rosse, questi comunisti che mi fischiano per strada, Gheddafi che mi minaccia, ora ci si mette pure Umberto e la Lega, basta! Gli italiani non mi meritano. Maria Stella, Daniela, ho deciso, mollo tutto e me ne vado. No, presidente, senza di lei cosa sarà di noi? La solita esagerata. E tu dove te ne vuoi andare? Su Pandora, il pianeta blu. Mi sono comprato un avatar. Mio Dio! Eccoti, mio avatar blu! Cribbio, sembri un puffo di 2 metri! Marameo a tutti, io vi saluto! Me ne vado su Pandora! Finalmente sono su Pandora, il mondo perfetto, dove i magistrati non esistono, dove tutto è ancora da costruire! Pandora 1, Pandora 2, Pandora 3! Ritorni, presidente! Dobbiamo fare le riforme liberali! Ma chi se ne frega delle riforme? Finalmente mi sento di nuovo vivo! Qui è meraviglioso! E poi, a Pandora, la maggiore età è a 13 anni! Chi sei? Sono la toga blu!
di Pandora! No! Pierluigi, allora, andiamo alle elezioni insieme o no? Ma non è che ci sfracelleremo! No! Ora i sondaggi ci danno quasi alla pari. Guarda, Nicky, ci voglio ancora pensare. Ho avuto proposte anche da Casini. E poi se ci vedono assieme, che dirà D'Alema? Ma Pierluigi, ti fidi di me? Nicky, non è che non mi fidi. Oh, che? E che? Niente. Non sto facendo mica niente. Che, non le vedi le mani? Guarda. Nicky, ti dispiace se mi ci metto io dietro? Oh! Ho un iceberg davanti a noi! Ma quale iceberg, Pierluigi? State tranquillo. Quella è una porta aerea americana. Stiamo andando in crociera in Libia, che non lo sai? Ciao bambini e benvenuti a Tremont Attack, il programma che vi insegna a fare finanza creativa con quello che c'è. Per fare economia vi bastano un cartoncino, un po' di colla e un paio di forbici. Mi raccomando, bambini, quando usate le forbici, fatevi sempre aiutare dai vostri genitori, altrimenti poi danno la colpa a me dei tagli. Mi scrive Nicolino da Miraflori. Il mio papà lavorava tutto il giorno, anche la notte, e nonostante ciò dice che non avremo i soldi per mandarmi all'università. Caro Nicolino, è molto semplice. Ti vuoi laureare? E allora prendi un foglio, ci scrivi sopra o con un pennarellone laurea. Ecco fatto. Tagli, tagli, tagli. Fatto. Ed ora anche tu hai il tuo bel pezzo di carta. Io ho fatto lo stesso con la mia laurea in economia. Badate bene, la scritta laurea deve essere in rosso. Se non avete il pennarello di tal colore, allora prendete l'estratto conto di papà. Fatto. Sicuramente là troverete il colore che cercate. E per finire, a tutte quelle famiglie che mi chiedono come facciamo ad arrivare a fine mese, allora ritagliate un tram. Fatto? Prendete la colla, spalmatela bene sul ritaglio del tram, incollatela sulla mano ed ecco la risposta. Attaccatevi al tram. Andò, ti piace il piano della Lega per risolvere il problema degli sbarchi di immigrati? Quale piano? Come quale piano? Quello per far arrivare centinaia di migliaia di clandestini a Lampedusa e poi regalare l'isola alla Libia! Hai capito come? Regalare l'isola alla Libia! Come mi ha detto? Oh, stolta definizione fa paura! Mi raccomando, oggi siamo ospiti di Sky Cinema, ma da domani ci trovate su Sky 1 alle 21! Ci siamo capiti! Non perdetevi il film Genitori e Figli! Oh, ci vediamo domani su Sky 1! A tal proposito, vi salutiamo con Bossi e suo figlio, il Trota! Beccatevelo! C'è un regista un pochino grezzo, il cervello ne usa mezzo. Suo papà era disperato, ma alla fine l'ha sistemato. Ma chi è? Chi lo sa chi è? C'è la licenza media, che dura si sa. Me la prendi, papà? Sì, che gnocca mi spadania, ma non te la dà. Me la prendessi, papà? Sì, ma il congiuntivo, figlio mio, non è una malattia. Ho paura, papà! Lo picchio se vuoi e lo mando via. Italia fino a Roma è bella si sa. Me la tranci, papà? Sì, il resto che è terrania all'Africa va. Mandacela, mandacela, papà. Sì, quell'immigrato si è fermato a vendermi il CD. Lo incarto se vuoi. Sei forte, papà! O lo mangiamo qui.